Il Monte Pianaccio si trova sulle Alpi orientali, nelle Alpi Retiche, sul gruppo del Pietrarossa, in provincia di Brescia, ai confini tra i comuni di Incudine e Vezzatoio. È una montagna alta 2165 metri e si trova in prossimità tra la Val Grande e la Valle Camonica, l'Alta Val Camonica. La montagna è facilmente raggiungibile tramite strada sterrata dalla località Banca Salina, posta sempre in comune di Incudine, vicino al comune di Monno, e da qui si gode un panorama dalla cima, un panorama veramente molto bello, in quanto la cima è isolata e spaziante per 360 gradi. Come vediamo, si può vedere tranquillamente tutta l'Alta Valle Camonica, quindi dal gruppo della Presanella fino ad arrivare a quello dell'Adamello, con il sottogruppo del Baitone che vediamo in questo momento, imbiancato nella sua splendida parete nord, con a destra Monte Aviolo e a sinistra Monte Avio. Scendendo sempre più verso sud, vediamo la media e bassa Valle Camonica, con i pilastri sulla destra della Concarena e del Pizzo Camino e della Cima Moren, che appaiono lontane e separate, sempre sulla destra, dalle Alpi Orobiche. Il panorama spazia sulla vicina cima del Pagano, che come Pianaccio ospitava una postazione militare sulla seconda linea della Prima Guerra Mondiale, ed è stata utilizzata anche durante la lotta partigiana. Sempre scendendo si vedono la Valtellina, con le montagne sopra Sondalo e sopra Ambrosio e Tirano. Qui vediamo una stupenda visione della Maga Salina con la cima di Grum che svetta bellissima col suo sciabilissimo pendio sud con i Seroti, con l'ampia cresta che porta dalla cima di Grum ai Seroti e sullo sfondo i Serotini che sono la cima più alta del gruppo, del sottogruppo di Pietrarossa con 2973 metri, sotto i quali si trovano dei bellissimi laghetti raggiungibili sempre dalla Val Grande e anche dalla Maga Salina con un comodo sentiero. Qui si vede il gruppo di Tremoncelli ancora imbiancato fino quasi al tardo periodo estivo, il gruppo del Pietrarossa, di cui fa parte Pianaccio stesso, quindi con la cima Monticello e fino ad arrivare a tutte le cime sovrastanti la Val Canè, quindi Mattaciullo, Cima Rovaia e con ancora più sullo sfondo, si ritorna di nuovo verso Tonale e quindi verso l'Alta Valle Camonica. Si vedono benissimo, ad esempio, gli impianti di Temù con le piste recentemente rifatte. E si ripassa ancora sul gruppo dell'Adamello, che appare qui in un piccolo spicchio separato tra Monte Avio e la cima Pornina, però già visibilissimo e quindi significativa come visione, come vediamo in questo momento, qua in fondo la cima dell'Adamello, imbiancata a parete nord. Quindi è una cima consigliata, raggiungibile comodamente a piedi in 10 minuti, ottima per fare picnic e come base anche per altre escursioni, sia sulla cima Pagano vicina, sia sugli altri montagne che contornano l'abitato di Monno e di Incudine.